E tanta guagna per tutti ragazzi, qui Mr. Black, siamo tornati su Mortal Kombat X10 o come chiamatelo come volete. Ragazzi, siamo qua su Mortal Kombat X. Prima di cominciare però questa volta volevo informarvi oggi, prima di partire, che questo sabato 23 maggio, saremo a Corciano nei Diwagna per appunto uno degli eventi che abbiamo, in cui abbiamo già partecipato però la scorsa settimana ad Ancona. Questa settimana invece saremo a Corciano per la Mortal Kombat Cup. Saremo da Euronics, sempre in un centro commerciale, ma questa volta si chiama Quasar, in via Aldo Capitini. Quindi ragazzi, Corciano, Euronics, il 23 maggio, mi raccomando. Per maggiori informazioni, ragazzi, potete consultare qui sotto in descrizione, vi lascio il link e tutte le informazioni per poterci venire a trovare e passare un pomeriggio insieme a Need One. Ovviamente avremo modo di giocare contro, quindi preparatevi perché ci sarà da ridere. Vi spaccheremo, vi apriremo, il cosiddetto. Va bene ragazzi, partiamo subito, un giocatore, e vediamo dove eravamo rimasti nell'ultimo episodio. Capitolo so, 4, con cielo viola o qualcosa del genere. Non credere a tutto ciò che vedi online. E che fa di te un esperto? Gli archivi Shaolin. Ho studiato a lungo il regno esterno. Niente è meglio dell'esperienza. Cosa fa di te il nostro leader? Ragazzi, pensiamo alla missione. Li Mei ci ha detto la verità. Ma un'invasione violerebbe gli accordi di Reiko. Adesso credi a uno del regno esterno. Quindi erano nostri alleati, ma non nella guerra del regno occulto. Contro Quan Chi e la sua squadra di... Revenant? Come il padre di Jackie. Stronzo. Non è un'alleanza. Non siamo alleati. È un patto di non belligeranza. Un'opinione che dovresti esprimere sottovoce, visto dove ti trovi. Dichiarate il vostro intento e una ragione per cui non dovremmo uccidervi. Non venite dal regno esterno. Io vengo dalla terra, come te. Lavoro per Kotal Kahn, che è del regno esterno. Quindi anch'io sono del regno esterno. Dichiarate il vostro intento. Siamo emissari. Dobbiamo parlare con Kotal Kahn. Ecco, il sigillo ufficiale di Raiden. Posso comprarne uno uguale in quel negozietto laggiù. Senti, puoi arrestarci, anche ucciderci. Ma se questa fosse la verità, tu perderesti la paga. O peggio. Tu portaci dal Kahn. Gli dirò che ci avete battuti. Forse otterrai un bonus. Ti conviene comunque. Seguitemi. Ah, io... Aaron Black, ragazzi. Aaron Black. Uno dei personaggi più potenti di questo In Mortal Kombat 10. In questi tempi di guerra, ci è richiesto di considerare ogni risorsa come un'arma che il nostro imperatore può usare a propria discrezione. Prendere senza il suo permesso significa rubare dalle mani di Kotal Kahn stesso. Pertanto... avendoti giudicato colpevole di furto, verrai condannato a morte. Alla pena di morte. E la sentenza verrà eseguita immediatamente. Morte per un furtarello. Ma ricorda dove ti trovi. Jin! Colpo di scena, attenzione! Scaglia la prima freccia. Bello. Vai, vai. Aio, madonna. Ha fatto male con la testa della pistola. Via di qui, vai. Non avrei mai dovuto ascoltarvi. Una lezione di fiducia da un mercenario. C'è sempre qualcosa da imparare. Attenzione. Oh, wow, primo colpo per noi. Oh, madonna, madonna. Con l'antico bastone. Oh, madonna, era un black, ragazzi. Oh, madonna, passarei. Aio. Oh, super freccia. Bello lì. Madonna, cosa fa? Cosa fa? Bello. Aio, 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 ah, wow, wow, wow,
passare. Wow, così vince, ragazzi. Ha rotto. Aaron, ti si è rotto qualcosa. Guarda come lo prende per il culo. Madonna. Super mossa. Super mossa ancora. No. Vai, vai. Vai, bella lì. Super combo. Bella, ancora. No, no. Al bravo, al bravo. Ehi, ehi. Al bravo, Kiko. Olè. No, Aaron. La madonna, che mosse. Super combo. Super combo. Cazzottino e lo finisce così. E andiamo. E andiamo, ragazzi. Io sparo in fretta. Guarda che massacro. Bello, sì. Trema, trema tutto. Chi è? Oh, madonna. Ma questo è grosso, Questo è grosso, con sta bambina malefica. No, no, io non voglio giocare. No, no. Ma non era meglio regalarle un pony? Gli archivi, esatto, non si parlava di simbioti. Madonna, quanto è grosso questo! Namo, namo, namo. Ma Ralu cosa fa con la freccia? Bello. Oh, vecchio! Preso! Bella lì! Ma cos'è? Mi ha infilzato una freccia. Quadrato? Gix! Scocca un'altra freccia! Magari tira a puntare il cuore, no, 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 come spacca faccia? Oh, aio, aio! No, 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 no! X! Presa, puttanella del cazzo! Vieni, vieni. Vai. Tu qui fa guai, padrino? Guai fanno te? Dai, che te spezzo la... Te spacco la faccia, te spacco. E la madonna cosa fa male. E la madonna quanto fa male. Stiamo messi male, ragazzi. Stiamo messi molto male. Madonna, te spezzo col bastone nel fuoco. Bella. Vai, 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 vai. No, no. Wow, 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 wow. Super bassa, super bassa. Vai, bella lì. Si è piaciuto, si è piaciuto. Aio, no, 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 basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Madonna, no, no. Wow, wow. Come ci vinci, ragazzi. Brucia tutta, lo squaglia. E si accende anche un tiro. Madonna. Oh, super mossa. Aio. Wow. Super bastone magico. Preso. Bonus raggi X livello 3, ragazzi. Va, doppia freccia nell'occhio. Ancora. Stacca la cornea. E spacca casa toracica. Vai, Kiko. Vai, Kiko. La sente calla. La sente calla. Super cazzottino di bastone. Ancora. La sente calla. Wow. Bonus vittoria perfetta, ragazzi. Si rifà Mr. Black, signori. Mamma mia. Vorrei conoscere. Mamma mia. Peccato tu sia pazzo. Peggio di Hulk, ragazzi, questo, Ma cosa fa? Voi state bene? Abbiamo preso un po' di schiaffi. Bello. Questa, ragazzi, la odio. Questa qui è veramente odiosa. I terrestri, giusto? Questo essere deve imparare le vostre tecniche diplomatiche. Dobbiamo vedere Kotal Kahn, il generale. Voi interferite con il regno esterno. La punizione è la morte. Questa l'ho già sentita. Ma poiché onoriamo gli accordi di Reiko, consulteremo l'imperatore. Voi lo attenderete. Va bene. Qui. Perfetto. Sta stronza. Vuoi cogliere l'occasione per dirci cosa cazzo ti è venuto in mente? Dimmi perché, ecco, vorresti, diccelo, rischiare una guerra tra regni per un ladruncolo. Perché non tutti i ladri sono irrecuperabili. Torniamo indietro nel tempo, 5 anni prima. C'è anche Arrow, ragazzi. Ecco Arrow. Poteva sembrare. Allora, c'è un pelato. Eh beh,
direttamente dai vecchi Mortal Kombat. Vabbè. Robin Hood ruba i poveri per dare ai poveri. Non era il contrario. Appunto perché è bello così. Lui ruba i poveri per dare ai poveri. Altro che ruba i ricchi. Ha un valore più sentimentale che monetario. Nonostante ciò preferirei che non lo rubassi. È un cimelio di famiglia che non doveva essere dato a te. La tua famiglia mi ha onorato con questo ricordo di tuo cugino Lao dopo la sua morte. Sei tu che l'hai ucciso. L'hai fatto lottare contro Shao Kahn e sei rimasto a guardare mentre gli spezzava il collo. Ora stai esagerando, Kung Jin. No, questa è la verità. Eh no, ancora col bastone contro Raiden, però questa volta, ragazzi. Madonna, primo colpo per noi. Madonna mia. Aio. Eh no, Kunji, no, non me fa così, come fa, non me lo puoi fa. Eccolo, freccia. Bella. Wow. Aio, no, Raiden, no. Lo sai che ti voglio bene. Aio. Bella. Lo finiamo così. Perché a noi piace finirla così. Pam. A posto. A casa con Jin vince. Vai. Vai. Wow. Aio. Eh no. Il primo colpo lo volevo io. Aio. Fatto male questa. Oh, che dov'hai? Oh, e dov'hai? Cos'è? Bella sta mossa, Kiko. Quanto me gasi, quando fai ste robe? Oh. No, parati, Kiko, parati. Bella questa, manco io so come ho fatto, ma è bella questa. Madonna che super mossa che stava a fare. Wassarei. Ale, va a vincere Kung Jin. Madonna, con sto personaggio cosa andiamo? Con sto bastone. Lasciami passare. Cioè, ha battuto Raiden così. Bah. Il sangue di Kung Lao, un discendente del grande Kung Lao, un comune ladro. Pensavi di aggirarti liberamente nel mio tempio e poi andartene senza il mio consenso? Aio. Tu vuoi che io ti attacchi? Perché? Per farti sfogare la rabbia e renderti disponibile a ragionare. E farmi sentire indegno. Il disprezzo verso te stesso è una parte negativa del tuo essere. Davanti a te c'è un sentiero luminoso che porterà autentico onore ai tuoi antenati. Un sentiero degno di te. Recati all'Accademia Wuxi. Unisciti agli Shaolin, come Kung Lao prima di te. Va bene. Non posso. Non mi accetteranno. A loro interessa quello che c'è nel tuo cuore. Perché no? E non chi il tuo cuore desidera. È troppo tardi per me. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, Kung Jin. Te l'ho detto io. Vai. Cosa si va, ragazzi? Cosa si va? Attenzione, perché qua sta succedendo il delirio. I profughi mi preoccupano. Non sapevo del loro esodo verso il regno della terra. Però so una cosa. Non ho invitato ospiti dal regno della terra. Di sicuro nessuno che perturbasse l'applicazione della giustizia. Chi mi dice che non siete alleati di Milina? Magari il suo recente potere le ha fatto guadagnare amici. Amici? No. No, non siamo neanche sicuri che sia l'amuleto di Shinnok. Sta impiegando l'amuleto di Shinnok contro di me. L'oggetto che il regno della terra ha giurato di custodire, mentre al regno esterno non è stato offerto di... Siamo noi sotto attacco, non voi. Kotal Kahn. Il fuoco che brucia il sole. Siamo qui perché siamo preoccupati per la scomparsa dell'artefatto. Non creeremo problemi al tuo governo.
Almeno esiste un terrestre che forgia le parole come l'argento. Ma mi torna in mente un'espressione della terra. C'è molto più onore fra i ladri che fra i diplomatici. Ho avuto la dubbia fortuna di essere entrambi. Ma ti sto dicendo la verità. Voi siete alleati di Milina. Che sia eseguita la sentenza. Kotal Kahn, ma per cosa? La legge del regno esterno, invoco il diritto di difendermi in combattimento. Cosa? Vuoi affrontare un duello? Per farci assolvere da tutte le accuse. Rifiutare la richiesta porta disonore all'accusatore. Conosci bene il regno esterno. Allora saprai che il duello finisce con la morte. Aio? Non avete guadagnato nulla, solo qualche secondo di vita in più. Beh, questo lo vedremo! Aio, la Madonna! Sì, un attimo! Che cavolo! Wow! Adesso tocca a me! Aio! Sì, ma perché io levo così poco e lui così tanto? Bello! Vai! Madonna! Stiamo in svantaggio! Stiamo a perso. Porca puttana! Vediamo! Primo colpo per noi! Agitatissimo! Aio! Porca puttana! Ci ha fatto esplodere la testa! Wow! Asciadai! Aio! Madonna, i schiaffi che stava prendendo sta puntata, ragazzi! Qualcosa di allucinogeno! Wow! Sì, spara! Vai, Kotal! Olè! No! Super mossa! Bella! Vai! Bello! Wow! Kunji vince! Mamma mia, che fuccia del culo! Andiamo! Wow! Cosa vuoi tu? Aio! No, non mi fare male! Passare! Oh! Bella! Ole, porca puttana! Gliela date, eh! Sì, spara! Spara! Aio! Vai! No! Fermo! Non mi fare male! Bella! Ancora! Wow! Sì! Andiamo, ragazzi! Kunji vince ancora una volta! Mamma mia, Mr. Black, ragazzi! Scatenato! Adesso? Le accuse contro di voi sono cadute. Dichiaro che i terrestri non intendono arrecare alcun danno al regno esterno. Ora finisci. Devi uccidermi. Non lo farai davvero. Invece della tua vita, richiedo i tuoi servigi. Se Milina possiede l'amuleto, glielo prenderemo più facilmente lavorando insieme. Imperatore, non possiamo fidarci di loro. Ora, forse non hai compreso bene. Sono in debito adesso. Vai! Tu ci onori, Kotal Kahn. La nostra gratitudine è infinita. Parlerò al generale Blade. Le dirò del nostro nuovo accordo. Grazie per l'aggiornamento. Resta con Kotal Kahn. Benissimo, ragazzi, capitolo 5, Sonya Blade, ce la spariamo nel prossimo episodio. Spero vi abbia divertito un po' questo capitolo. Qui, ragazzi, per oggi è tutto. Io chiudo e ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, non dimenticate di spolliciare, perché a 1000 like butto subito fuori. No, perché 1000? Facciamo 1500 like, arriviamoci però. So che siamo pochi a seguire questa serie, ma arriviamoci. Quindi spolliciamo tutti quanti, ragazzi, assieme, e arriviamo almeno a 1500 like per il capitolo numero 5. Ciao!